partita tra le due reginette del campionato. Ha vinto la Sigele perché ha avuto più cuore? Sì, forse sì, perché abbiamo avuto insomma il settimo giocatore in campo, che è stato il pubblico che al tie break proprio ci ha gasato, e loro purtroppo hanno fatto l'errore forse di pensare di vincere, perché sul 14-10 credo, 9 non mi ricordo, insomma noi abbiamo tirato fuori il cuore e la voglia di vincere, forse ne avevamo più di loro, questo ha fatto la differenza. Nei primi set invece la Sigele è sembrata un po' contratta, forse l'importanza della partita? Sì, forse sì, un po' l'importanza per la partita, un po' il loro gioco, perché ci hanno messo abbastanza sotto pressione, perché comunque se sono lì non è un caso, quindi poi appena abbiamo cominciato insomma a esprimere il nostro gioco le cose sono andate meglio. Cosa diciamo al pubblico? Oggi è stato strepitoso, straordinario, che aggettivo usiamo? Io intanto li ringrazio, perché nonostante si pagasse il palazzetto era stracolmo, questo vuol dire che la gente ci è vicina nonostante l'ingresso, quindi io li ringrazio veramente di cuore, sono stati veramente il settimo giocatore in campo, grazie a tutti. Allora, cosa ti è passato per la mente sul 9-14 quando avevi la palla della schiacciata? Pensate, è finita o ci credevi ancora? Ma è finita no, perché noi è, cioè ho detto prima in un'altra intervista che è da, non da una settimana che lavoriamo, ma da un anno intero. Mi è passato in mente che dovevo fare punto, che io ancora ero aggrappata a questa partita e che la volevo vincere. Questo è un esempio da seguire anche poi per il futuro. Cosa ha fatto la differenza? Come dicono tutti, il gran cuore della Sigele. Ma guarda, in partite così è tutto un po' assurdo, cioè è stata una partita assurda. Filotti di punti noi, filotti di punti loro, l'ultimo set loro in vantaggio di tanti punti. Noi abbiamo avuto la forza di reagire e di crederci. Sì, forse è un esempio da prendere per tutti gli sportivi, veramente, per tutti quelli che vogliono fare questo sport. Grande, grandissima partita, possiamo dire che alla fine l'ha persa Agrigento, questa partita l'aveva già in mano. No, sai, è un po' di tempo che siamo così, nel senso che non è la prima volta che succede, è successo già ad Arzano. Fondamentalmente ci manca non arrivare in quei momenti lì, cioè nel senso ci manca ancora, cioè il quarto set fondamentalmente l'abbiamo, sì, quello l'abbiamo perso noi fondamentalmente, ma perché l'abbiamo approcciato male dall'inizio. Non era cambiato nulla, era cambiato solo il fatto che magari avevamo fatto un bel terzo set punto a punto. Secondo me l'abbiamo approcciato male lì. Poi il quinto, ti ripeto, è una cosa che ci capita, su cui cercheremo di lavorare, anche se... Cos'è la paura di vincere? Ma è un po' che ci manca, più che la paura di vincere, ci manca di risolvere bene le situazioni semplici. Il grande cuore della Sigele ha avuto la meglio, il gruppo della Sigele è una vera squadra, ha dimostrato in tutto il campionato e l'ha dimostrato ancora di più oggi. Sì, perché le difficoltà le affronta col cuore, con l'orgoglio, le affronta con l'attaccamento alla maglia, e devo essere sincero, quando le vittorie vengono così, diciamo così, all'ultimo respiro, sono ancora più belle perché... sono, come dire, quelle che ti restano indelebili nella memoria. 4-7, 2 per parte netti, senza che ci stata mai equilibrio, e poi il grandissimo equilibrio al quinto set è improvvisamente spezzato su 14-11. Temevamo 9-14, presidente. 9-14. Temevamo il peggio, però come ho detto sempre io, questa squadra veramente ha un cuore immenso, è la squadra dei miracoli, l'ho definita così tempo fa, perché una squadra che è stata allestita, lo voglio ricordare sempre, per fare un campionato dignitoso, un bel campionato, lo sta facendo da protagonista, e questo dobbiamo soltanto dare grande merito alle ragazze, a Ciccio Cambisi, allo staff tecnico che stanno lavorando alla grande. Adesso bisogna crederci. Infatti adesso cosa bisogna fare, presidente? Perché tu sei il primo tifoso, però sei anche il primo dirigente. Festeggiare oggi, poi con 2 punti di vantaggio soltanto, bisogna ancora lottare duramente per le ultime 3 partite. Bisogna crederci fino alla fine. Abbiamo 2 trasferte impegnative, la prossima a Montella, ad Avellino, poi abbiamo l'incontro in casa con Tremestieri, che è sempre una squadra da affrontare con le pinze, perché è impelagata nella lotta per non retrocedere, e poi l'ultima ad Arzano. Io mi auguro veramente che di arrivare all'ultima partita magari con i giochi già fatti, perché Agrigento deve andare a Latina e non sarà facile passare da Latina, l'abbiamo pure visto qua che ci ha impegnato molto, quindi sarà una bella lotta fino alla fine, e c'è l'orgoglio della Sicilia che gioca a pallavolo, questo lo voglio dire, perché è stato veramente un bel derby, bel pubblico, bel tifo,
corretto, due belle squadre, meritano entrambe la Serie A e io mi auguro veramente di arrivarci insieme ad Agrigento.